Per darvi un'idea, ora ci colleghiamo con il liceo Costantino Vitagliano, dove ci dovrebbe essere anche la professoressa Adelaide Cuore. Oh, abbiamo professoressa? Abbiamo sentito tutti, ecco qua, fammi vedere la bella bruciacchiatina con relativo odore di pelle di pollo. Abbiamo sentito tutti e adesso staccami sulla faccia sorridente del bullo. Oh, ecco, abbiamo sentito tutti, adesso controcampo sulla faccia sofferente del pollo. Rivediamo tutti, pollo! Pollo! Professoressa, pollo. Siamo su Second Italy. Ah, buonasera, eccoci, ragazzi. Buonasera. Buonasera, siamo in collegamento con Second Italy, salutiamo, buonasera. Buonasera, cosa state facendo? Abbiamo appena realizzato una esercitazione punto e virgola dal titolo due punti aperte virgolette, tortura il tuo compagno di banco, chiuse virgolette, meglio se extracomunitario, guardate che carino, guardate, lui è polacco, virgola. Sì, noi questo ci abbiamo perché, sa, virgola, il nostro istituto non sono ammessi i negri. Sì. Vi posso sputare io che sono pure raffreddato? Ma quanto entusiasmo, ma che dolci suoni. Eccola lì. Allora, ragazzi, sentiamo tutti. Oh, torturiamo, ma con garbo. Certo, professoressa, ricordiamo che lei insegna la regia dei video fatti con il cellulare, video che poi andranno su YouTube. Esattamente, io aiuto questi ragazzi a realizzare i loro video per il cellulare da mandare su YouTube, perché diciamolo, punto esclamativo, il vero scandalo, due punti, è che su YouTube non si vede niente, abbiamo capito tutti. Scusi il ritardo, però c'è stava Citro del quinto D che stava a pistare le botte in un zingaro e ho ripreso, professore. L'ha ripreso? Eh certo, professore, col cellulare, professore, era il compito per oggi. Un bel applauso! Allora, abbiamo sentito tutti, ma avevi abbastanza campo, punto interrogativo? Sì, c'era. C'era abbastanza luce, un certo passaggio, punto interrogativo? C'era. La batteria era abbastanza carica, punto interrogativo? Sono queste le cose importanti, professoressa? Certo, altrimenti questi ragazzi mi incappano, abbiamo sentito tutti, in brutte esperienze. Tipo l'esperienza di questa ciccetta, cara, come ti chiami? Deana. Punto e virgola. Allora, Deana... Deana ha realizzato un video in cui, diciamocelo, ammazza il suo gattino. Per il piccagione proprio. Che carino, ci fa rivedere la scena, Quanto affetto, cioè, vero? Però, virgola, purtroppo, abbiamo sentito tutti, non si vede niente, Tutto buio, peccato. Gli occhi strabuzzanti del gattino si vedono a malapena, punto e virgola, può sembrare un peluche, punto esclamativo, o un fotomontaggio, punto esclamativo. E quindi purtroppo possiamo dire che Fiocco di Neve muore per niente. Eh sì. Allora, vuoi aggiungere qualcosa, punto interrogativo? Che domani ci riprovo col cane. Professoressa, scusi, ma queste cose che lei insegna vengono riprese dai ragazzi, no? Ah, certo, noi ogni settimana realizziamo un video, abbiamo capito tutto, in base alle materie da loro studiate. Ad esempio, oggi, punto e virgola, grande classico, lo sappiamo tutti, molestiamo in bagno un compagno di scuola al primo anno, punto esclamativo, meglio se è il primo giorno di scuola, Allora, faccio una piccola indagine, chi è al primo anno, al primo giorno di scuola? È sempre te, e allora fate voi, bravi, sì, bravi. Arrivederci. Arrivederci, professoressa, magari uno di questi giorni, professoressa, ci fa vedere una bella retrospettiva, che noi siamo curiosi. Scusi, c'ho da fare. Grazie al liceo Costantino Vitagliano e la Italy. Secondo me la rimandano alla Cecca della Cartuccia. Salve, sono la professoressa Adelaide Cuore, abbiamo capito tutto, dal liceo Costantino Vitagliano. La conosco, professoressa Adelaide, sono Pantani, il giovane collaboratore di Handel. È un enorme piacere, Anche mio. Come va? Molto bene, grazie. Sì, che state facendo là? Professore, scusi, bevi l'acqua, scritto così va bene? No, la B di tuo babbo è molto più tonda, guarda, virgola. Ah sì, allora, come il nostro solito, virgola, stiamo falsificando, abbiamo sentito tutto, le firme dei genitori per la prossima, virgola, gita scolastica, punto esclamativo. Allora ci siamo detti, abbiamo capito tutto, approfittiamo e giriamo un video e mandiamolo su YouTube, abbiamo capito tutto. Certo, ma come mi sarebbe piaciuto avere un insegnante come lei, professoressa Adelaide, che anche... una signora molto carina. Ma andate anche in gita, mi sembra di aver capito. Certamente, questa settimana andremo, dove andate? Virgola, in pullman, con il pullman andremo a fare un tour, virgola, dei più significativi punti a capo, Cavalcavia d'Italia. Ma un'immagine bellissima, questi ragazzi così felici di andare in gita. Veramente un'immagine
da incorniciare? Che fa? Senta, lo sa che se avanza tempo realizzeremo anche degli atti vandalici, virgola, in un autogrill. Non voglio che sentano, perché se no virgola ci fanno la bocca. Hanno sentito, virgola? Ma ve la tiro una sassata. Allora, ragazzi, però, un attimo di attenzione. Va bene lo svago, virgola, ma anche la cultura è importante, punto esclamativo. Allora, per realizzare questo video, abbiamo sentito tutto, ci ispireremo al grande capolavoro di Ken Loach, Piovono pietre. L'avete visto tutti? Ma che avete visto tutti? Andiamo invece sulle parodie, che è meglio. Gireremo anche i 100 sassi. La commedia italiana vince sempre. Allora, virgola, abbiamo capito tutto, riassumendo, ragazzi, le tre regole fondamentali che dovete seguire quando andate a gettare il sasso dal cavalcavia. Allora, abbiamo sentito tutti? Punto primo, usate un cellulare col satellitare per trovare il cavalcavia più vicino. Abbiamo capito tutto. Due, provate la scena dal balcone di casa. Sul cavalcavia dovrà essere buona la prima. Abbiamo capito tutto. Tre, prevedete una seconda unità per riprendere la sbandata dell'auto e il salto del fossato. Abbiamo capito tutto. Allora, ragazzi, ripetiamo. Hey, YouTube. YouTube. We YouTube.